Resta un mistero cosa è accaduto a Silvia Novak, la donna tedesca di 52 anni, trovata priva di vita in un bosco agli Astromarina a Castellabate. Il compagno, 62enne, anch'egli tedesco, pare abbia convinto gli inquirenti, dopo un lungo interrogatorio di circa 3 ore, che si è svolto nella stazione dei carabinieri di Santa Maria con il supporto di un interprete ed è stato quindi rilasciato. Ricordiamo che il corpo della donna è stato ritrovato in un boschetto a soli 150 metri dall'abitazione dove la donna viveva con il compagno, con evidenti segni di bruciature sul volto, piedi e schiena, indicando che l'assassino avrebbe tentato di darle fuoco dopo averla uccisa, probabilmente in un altro luogo. Questo anche perché la zona era stata già battuta dai ricercatori. Il cadavere poi sarebbe stato trascinato nella vegetazione e ritrovato dalla polizia locale. L'esame esterno del corpo, eseguito dal medico legale, ha rivelato diverse ferite da arma da taglio all'addome, forse delle coltellate. Tuttavia sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise della morte. Le indagini da parte dei carabinieri sono ad ampio raggio e arrivano anche in Germania, paese d'origine della donna, magari scavando nella storia della 52enne per capire se potrebbe esserci qualche persona che voleva ucciderla.